Dottoressa Giordano, lei ha scritto il suo libro Precariato Sentimentale, molto apprezzato, proprio in un momento di grande attualità. È stato un fatto voluto oppure è stato un caso? Sì, effettivamente è un titolo voluto, cercato, perché è un tema molto attuale e riguarda proprio la nostra difficoltà a concepirci in unicità e a lunga scadenza, proprio come rimanda la copertina del mio libro. Vogliamo spiegare ai lettori in sintesi di cosa tratta esattamente il suo libro e perché la scelta di questo tema? Storia di precariato sentimentale ed alti abbagli tratta di una comune molto affiatata di amici in un condominio genovese e quindi parla di condivisione, di famiglie senza legami di sangue. Parla anche di un racconto che Eva fa al fratello mancato in fogli sparsi e disordinati della sua vita, della sua quotidianità e appunto di questa difficoltà a costruire delle relazioni. C'è davvero precarietà di sentimenti negli uomini oggi? No, non si parla di precarietà degli uomini, in realtà il precariato sentimentale, che è appunto un concetto mutuato dal mondo del lavoro, riguarda proprio la difficoltà di avere e ottenere un ingaggio a lunga scadenza, riguarda uomini, donne, tutti. Perché consiglia il suo libro e soprattutto a chi? Consiglio il mio libro a tutti perché tutti siamo precari sentimentali, chi prima, chi dopo, e in effetti c'è la necessità di uscire da questa impasse e riuscire a capire, analizzare il presente, intervenire sul presente è sempre una cosa affascinante, la consapevolezza di capire perché succedono alcune dinamiche ed è proprio questo il motivo del libro. Dove si può acquistare? Il mio libro si può acquistare sia in Mondadori online, Feltrinelli online, nelle librerie fisiche, nelle cartolibrerie, su Amazon e poi anche su librerie Santelli online. Grazie, grazie di avermi ospitata, è stato un piacere per me essere qui e grazie per questa opportunità. Buonasera. Il nostro incontro con la scrittrice Angela Giordano termina qui. Alla prossima sigla.